Partiamo più o meno da... descrivici un po' in cosa consiste l'evento. Sì. Allora, la North Cape 4000 fa parte di quelle gare di ultracycling che da qualche anno a questa parte, insomma, sono entrate nel panorama ciclistico. Hanno iniziato qualche anno fa con la Trans-Am Bike Race, che era l'attraversamento degli Stati Uniti. Poi è venuta a fare una gara che si chiama Transcontinental Race, che attraversava più o meno tutta l'Europa fino ad arrivare in Turchia. E sono gare dove praticamente c'è il divieto di supporto, quindi ogni ciclista deve viaggiare in completa autonomia. La North Cape 4000 praticamente ha ripreso questo format, fondamentalmente come tipo di manifestazione. E io perché ci ho partecipato? Perché avevo voglia di arrivare alla fine dell'Europa, no? Oltre il circolo polare artico. Ho attraversato già gli Stati Uniti nel 2014 e un'altra meta, insomma, che la quale ambivo era quella proprio di arrivare al Capo Nord. E in America era sempre nell'ambito di una competizione o sì, sei andato? Era sempre nell'ambito di una competizione, eravamo, anche lì fu una prima edizione, si faceva praticamente si fa ancora oggi praticamente. Io l'ho fatto nel 2014, era l'edizione inaugurale, e siamo partiti in circa 80 partecipanti e arrivai sesto praticamente, però a me all'epoca non interessava molto il discorso del risultato. Beh, però comunque 6 su 80. Sì, era, a me quello che insomma aveva spinto a fare la Trans-Am Bike Race era proprio la voglia di attraversare gli Stati Uniti in bici. E di vivere questo. Ed era tipo la 66 route? Sì, in realtà era la Route 76, che praticamente era un tracciato che era stato fatto per il bicentenario degli Stati Uniti nel 1976. E quindi praticamente questa associazione non ha fatto altro che mettere a disposizione di noi partecipanti quel tracciato. Perfetto. Che negli anni praticamente era stato percorso a cicloturisti che hanno attraversato ovviamente l'America. Su questa route tra virgolette per ciclisti e hanno fatto nel 2014 per la prima volta l'hanno fatto in formato tra virgolette gara, e quindi in quell'occasione io partecipai. E invece qui il percorso era da Firenze a Capo Nord, quindi la particolarità di questa della North Cape 4000, che a differenza della Trans-Am Bike Race dove l'organizzazione mette a disposizione un tracciato, in questa North Cape 4000 praticamente avevamo 4 checkpoint, ma fra un checkpoint e un altro ogni partecipante si disegnava il tracciato. Quindi c'è stato anche da parte mia, insomma, una parte molto bella è stata quella anche di studiare il percorso. Una logistica, no? Nell'elaborare una strategia. Ma anche durante, diciamo, i mesi prima l'evento è stato bello un po' immaginare anche alcune zone, no? Perché tu sei libero di tracciare, no? Il tuo percorso. E in questi mesi praticamente anche con altri partecipanti ci siamo sentiti, abbiamo condiviso un po' informazioni, quindi è stato anche un avvicinamento molto interessante. Quindi comunque bene o male ci si conosce nell'ambito di queste... Sì, io vabbè, sono ormai diciamo nell'ambiente ultracycling, ci sono da quasi 10 anni ormai, anche come organizzatore. Okay. Quindi conosco insomma molti ragazzi che partecipano, che hanno partecipato negli anni a queste manifestazioni, anche io. Insomma, mi divido fra organizzazione, ecco, e partecipante a queste manifestazioni, quindi diciamo che sono molto dentro il settore, quindi ci conosciamo in parecchi. E in questo caso l'organizzazione invece chi l'ha curata? La curata praticamente è un'associazione di Firenze, sono dei ragazzi che già praticamente gestiscono un'altra manifestazione molto importante a livello di trail, però in mountain bike, che si chiama Tuscany Trail. C'è vabbè, Andrea Borchi e Andrea Tozzi, che sono i due... diciamo due leader di questa associazione, ma immagino insomma che dietro ci sia una struttura molto più importante, anche perché il Tuscany Trail quest'anno ha fatto circa 600 partecipanti. Wow. È un trail di circa 600 km che si svolge in Toscana. E invece in questo caso quanti? In questo caso erano sempre loro. Noi eravamo 85 iscritti. Sì, ci sono ancora partecipanti lungo il percorso. Vabbè, io sono stato il più veloce, che ho impiegato. Sono sceso sotto i 12 giorni, ho fatto 11 giorni e 23 ore. Quindi la media di circa 380 km al giorno. Mamma mia. E però sinceramente non sono partito per fare una performance così estrema. E poi invece? Per strada io diciamo il mio programma era quello di avanzare più tempo possibile, cercando anche di godere dei posti, perché comunque a me interessava molto anche la parte diciamo del viaggio.
Però sì, il mio programma è ogni giorno cercare di vivere la giornata e fare più strada possibile, poi fermarmi per le ore di cui ho bisogno e ripartire. Quindi, diciamo, in questo ultra cycling c'è anche un po' la mentalità del godere il viaggio, sì, al fianco, o è una cosa tua? Diciamo, è una cosa proprio condivisa anche con gli altri? Allora, io per esempio, ecco, avevo anche una GoPro attaccata, avevo anche altre cose che magari... Chi, ti appesantivano, chi, diciamo. Sì, chi punta proprio alla performance estrema non porta. Addirittura chi punta proprio alla performance estrema riduce proprio al minimo anche i bagagli, perché ovviamente ogni chilo che porti sulla bici è un peso che devi portare con te, no? Come ci si prepara? E soprattutto poi come ci si alimenta? Sì, allora, come ci si prepara? Diciamo che io quello che dico sempre è che per queste manifestazioni così di, diciamo, extra long distance, no? No, la classica, perché l'ultra cycling partono alle 24 ore a crescere, no? Sì. Quindi sono manifestazioni anche più brevi, dove magari diciamo che c'è una logica più di performance, dove magari è meno, diciamo, di adattamento. Chiaro. Secondo me in queste manifestazioni qui la dote principale che deve avere una persona, al di là di essere ciclista, è quello di essere una persona che è capace di adattarsi alle situazioni. Perché sì, è vero che tu puoi programmare, puoi prepararti fisicamente al massimo, ma non puoi mai simulare uno sforzo fisico di questo tipo, no? Chiaro. Quindi io quello che dico sempre, anche altri mi hanno fatto un po' la stessa domanda, diciamo, Paolo, ma come si fa ad arrivare pronti? Secondo me la dote più importante è quella di sapersi adattare. Okay. Quindi gestire le criticità e saper affrontare le situazioni, perché le crisi durante, diciamo, un evento di questo tipo sono... Immagino, abbiamo avuto difficoltà noi, facciamo molto più breve. Sono inevitabili, però la differenza sta proprio nel come ognuno di noi riesce poi a gestirle e a guardare avanti. E invece quando appunto hai la media di 380 km al giorno, poi come alimenti il corpo? Come... Questo è un altro aspetto, insomma, veramente importante, perché per esempio negli Stati Uniti io sono arrivato alla fine perdendo 8 kg. Cioè, immaginate che noi praticamente perdiamo mediamente, ecco, immaginando di pedalare circa 18 ore al giorno, 17-18 ore al giorno, perché questa più o meno è la media, immaginiamo di perdere circa 15.000 calorie al giorno, quindi tu dovresti essere in grado di reintegrare 15.000 calorie al giorno. Di fatto è impossibile, perché non sei supportato da una macchina che ti viene dietro e quindi ti alimenta e ti dà i liquidi che ti servono per andare avanti. Chiaro. Quindi quello che faccio io è che mi cerco di fermarmi ogni 8 ore anche nel distributore di benzina, che spesso hanno anche dei market, e prendere roba più calorica possibile. Okay. Quindi per non fare pubblicità a Snickers, Mars, Lions, frutta secca e qualsiasi cosa. Poi cercavo anche di fare, ovviamente nelle ore centrali cercavo di fare i tre pasti classici, no? Regolari. Sì, però effettivamente fuori dall'Italia è un po' difficile immaginare di farsi un bel piatto di pasta. Chiaro. E quindi sei passato anche dalle temperature italiane estive, sì, a delle, invece delle temperature, quindi anche lì dovevi essere equipaggiato, no? Sì, ma infatti penso che allora l'impatto tremendo è stato la partenza, ma penso che l'impatto della partenza sia stato più tremendo per chi abitava nei paesi nordici, no? Perché abbiamo avuto, praticamente partendo da Firenze alle 8 e mezza del sabato, del 29 luglio, alle 10 già c'erano oltre 30 gradi. A mezzogiorno stavamo verso, diciamo, dopo Bologna, eravamo già a 37-38 gradi. Io ricordo che mi sono fermato praticamente a tutte le fontane per cercare di abbassare la temperatura e idratarmi. Però sì, la temperatura, siamo passati in partenza da queste temperature così torride, fino ad arrivare a Capo Nord, dove la notte andavamo meno 2, meno 3 gradi. E ricordo che in Lapponia le ultime due notti praticamente sono state tremende, proprio per le temperature basse e l'altissima umidità, perché si passa in una zona dove c'erano grandi laghi, fiumi. E dopo Rovaniemi c'è una zona molto famosa, e lì effettivamente il freddo è stato veramente devastante di notte. Immagino. Io faccio un esempio sulle mani, avevo tre paia di guanti. Nonostante questo avevo praticamente un guanto di mezza stagione, un guanto in neoprene e un guanto infernale, messi tutti e tre, avevo le mani ghiacciate praticamente, perché sì, c'era quell'umidità che era proprio terribile, quella che ti penetra proprio dentro, no? Addosso stavo bene, però mani e piedi erano... A un certo punto mi sono dovuto fermare
tirare fuori tutto e cercare la vecchia maniera di strofinare le mani per farsi un po' la temperatura. Sì, sbalzi termici sono stati un elemento veramente difficile di questa Northcape 4000, ma anche purtroppo la pioggia che abbiamo preso in diversi giorni, no? Sì, no? Ci sono stati in tanti. Svezia ho fatto una giornata praticamente tutto il giorno sono stato quasi sotto un lubrifragio. Ricordo che arriva praticamente la sera a un campeggio chiedendo, elemosinando praticamente una cabina perché dovevo assolutamente asciugarmi in qualche modo. Entrai praticamente in questa cabina che mi dettero e togliendo praticamente i cazzi in Gore-Tex, quindi ho abbigliamento assolutamente adeguato per fare, sì. Però è impossibile, non c'è nulla oggi in commercio che ti permette di resistere a 12 ore consecutive di acqua. Una situazione estrema, no? Sì, non c'è nulla. E quindi praticamente arrivai dentro la cabina, come che c'era praticamente i cazzi in Gore-Tex, c'era mezzo litro di acqua dentro, ma mezzo litro vero. Sì, no, ci credo benissimo. E quindi questa e quali altre sono state le situazioni più critiche che hai incontrato? Un'altra situazione difficile, vabbè, difficile a livello, quella è stata difficile a livello sportivo, perché allora, considerate che praticamente io, Alex e Eric Cupo, che è il primo, secondo e terzo, quindi abbiamo fatto un po', abbiamo portato una media molto simile, a volte passavano loro avanti, a volte passavo io, ma abbiamo viaggiato più o meno con una media molto simile. Arrivati praticamente in Svezia, io stavo rischiando di perdere il traghetto, che loro invece in Svezia, nella parte finale, erano già avanti a me. Praticamente in un giorno, in 11 ore sono riuscito a fare 300 km, quindi una media di 27 orari, che è una media stratosferica, considerata che è stata fatta dopo 2200 km. Sì, con tutta la stanchezza già arretrata. E quello è stato un momento chiave, perché sì, io alle 6:30 di sera avevo il traghetto e rischiavo praticamente di perderlo. Quindi praticamente alle 6:30 circa della mattina ero partito, mi mancavano 300 km e già ero convinto di perdere quel traghetto. Poi durante la giornata invece le gambe giravano, mi sentivo in gran forma e ce l'hai fatta. E ce l'ho fatta. Bellissimo. Ma attraversando praticamente, mi ricordo che sono arrivato praticamente alle porte di Stoccolma ed erano tipo le 5 e ho attraversato Stoccolma come un fulmine perché lì non ho visto nulla, Stoccolma non me la ricordo. Ricordo soltanto la traccia che dovevo seguire per arrivare al traghetto il prima possibile, perché se avessi perso quel traghetto, quello successivo ci sarebbe stato praticamente dopo 12 ore, quindi la mattina seguente, e ovviamente lì dal punto di vista, ecco, della, tra virgolette, della gara, avrei perso completamente. Sarebbe stato controproducente. Sì, no, è stato un momento chiave, perché non avrei più recuperato gli altri due che invece avevano preso il traghetto e sarei tornato praticamente nel... Però è stata veramente una bella soddisfazione. Sì, è stata una giornata veramente incredibile. Incredibile perché, ecco, dal punto di vista sportivo, poi è incredibile come il nostro corpo si adatta a certe situazioni, no? E quindi pensare di fare una performance di questo tipo dopo 2200 km consecutivi, no? Non 2200 km che, ecco, uno si ferma, riposa, magari si fa anche un massaggio, il classico ciclista professionista, no, 2200 km consecutivi e in una giornata riuscire a fare 300 km in 11 ore per prendere un traghetto. Questa è proprio la forza della motivazione. Cioè, incarna anche un po' lo spirito di questa competizione, sì. No? Lo spirito della motivazione di riuscire veramente a superare, a porsi degli obiettivi che sono, non sono quelli di arrivare subito a Capo Nord, ma sono obiettivi spesso molto ravvicinati, per cercare veramente di dare il massimo e raggiungermi. Sì. Io la mia testa non pensa arrivare a Capo Nord quando è a Firenze. I miei obiettivi sono sì, è quello che credo che ti aiuta, no? Sì, darsi gli obiettivi ravvicinati, magari anche la città successiva, no? Esatto. Questa è la chiave per quanto mi riguarda per riuscire poi a fare così tanta strada. In una competizione come questa, quanto c'è di preparato e quanto di improvvisato, più o meno? Ecco, come dicevo prima, la programmazione è veramente difficile. Io quello che ho veramente programmato è stato il tracciato. Il tracciato. Però è impossibile programmare nelle soste, perché basta veramente una rottura meccanica per farsi saltare tutto il piano da qui fino a Capo Nord. Quindi c'è una programmazione su tutto, diciamo, è la progettazione, quella che chiamo più che programmazione, è la progettazione
di quello che è l'assetto della bici, di quello che è l'equipaggiamento che vuoi portare, ma a livello di programmazione, diciamo di passo, durante i giorni è veramente molto minima. Quindi diciamo anche magari quando